Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, sabato 30 marzo. Ieri davamo notizia della panchina gialla che è stata installata sottomarina in zona Murazzi davanti alla farmacia Il Mare. Non eravamo presenti, l'annuncio dell'evento ci è sfuggito e l'abbiamo saputo troppo tardi. Abbiamo quindi cercato tra i post pubblicati da chi era presente, non essendo arrivato alcun comunicato ufficiale, e abbiamo tratto le somme da quanto abbiamo trovato scritto, cioè che l'endometriosi è diagnosticabile e curabile. Ma a quanto sembra non è così, almeno a parere di chi ha commentato il nostro post. Un messaggio sbagliato è stato definito, quello che pensavamo fosse invece un messaggio positivo. Diagnosticabile, certo, e neppure immediatamente a quanto pare, ma anche dopo anni e anni di sofferenza, ma curabile assolutamente no. A quanto afferma chi la conosce perché ne soffre, non esiste cura in quanto non si conosce ancora la causa. Una malattia infame che non ha cura, ma i cui sintomi possono essere alleviati da terapie che ne possono rallentare la diffusione, terapie ormonali, terapie del dolore, interventi chirurgici, ma non cure. Non servono panchine, è stato commentato, ma ospedali in grado di diagnosticare in tempi brevi la malattia, evitando alle donne che ne soffrono lunghe sofferenze con conseguenze spesso disastrose. Chi firma il commento ha un'endometriosi al quarto stadio, incurabile. Con lei e con tutte le altre donne che soffrono di questa malattia, mi scuso per non essere stata presente all'incontro e non aver potuto riportare le giuste informazioni e spero, con loro, che una cura si riesca a trovare. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Il nostro carissimo zio Angi al secolo, Angelo Ardizzon, il gestore del bar che c'è in fondamenta a Canale Lombardo, praticamente di fronte al ponte ciclopedonale, finalmente è andato in pensione dopo oltre 50 anni di attività. Una persona sempre solare, sempre simpatica, sempre a disposizione per un servizio che la mattina presto era diciamo a disposizione degli amici pescatori che andavano a pescare molto presto, ma anche per i turisti che arrivavano, passavano il ponte. Sempre una parola simpatica, la battuta: ci mancherai caro zio Angi, buona pensione, ma soprattutto ci mancherà il gruppo di amici un po' anziani, avanti con gli anni, ma sempre molto simpatici e con la battuta pronta. Ciao e buona pensione, carissimo zio Angi. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Mancano pochi giorni all'arrivo a Chioggia della delegazione di 12 persone provenienti da Sogama in Giappone. Il loro arrivo sarà per il 3 di aprile. In occasione di questo incontro ai Giardini del Sagraeto è apparso un cartello che sembra sia andato a sostituire quello che era stato posato in occasione del primo incontro. Ricorda che i ciliegi piantumati qui erano stati donati dalla città di Sogama in occasione del primo incontro avvenuto nel luglio del 2015. Fra le due città, Chioggia e Sogama, erano stati individuati almeno 10 punti in comune, entrambe città costiere sviluppatesi attorno alla pesca, città lontanissime ma vicine sotto molti punti di vista, anche nei nomi che vedono 5 lettere in comune sulle 8 che li compongono. Scopo principale della visita sarà rinsaldare l'amicizia tra Chioggia
Kyo Jeshogama. Davanti quei ciliegi piantati 9 anni fa si terrà una piccola cerimonia organizzata da Otello Giovanardi alle 10:30. La delegazione sarà poi accolta alle 15 in municipio in sala Lampadari. L'incontro proseguirà il giorno dopo presso l'ENAIP e si concluderà a Palazzo Grassi con un incontro in accordo con l'Università di Padova. Alla pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni si stanno sfornando le fragranti colombe pasquali, gusto classico e al cioccolato. Oltre alle golose paste, alle gustose torte e ai ricchi cornetti, le colombe di Sandro ti faranno gustare il meglio della pasticceria artigianale. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni, Chioggia. L'Unio CS scarta l'uovo di Pasqua e dentro trova probabilmente il regalo più bello dopo quasi 50 anni. Allo stadio Gabbiano di Campodarsego, Andreucci recupera lo squalificato Salvi in difesa e schiera in avanti il trio Aliu, Mauri, Beltrame. Riconfermato in porta Fall. Buon primo tempo dell'Union, che ha un netto predominio territoriale sui locali. Al 40esimo il gol sarebbe arrivato su un traversone di Beltrame, Salvi incorna di testa il pallone che sbatte sulla traversa e sorpassa la riga, ma sia l'arbitro che l'assistente non vedono, il VAR in queste categorie non c'è e il gol non viene concesso. Ma il gol arriva lo stesso, al 46esimo del secondo tempo, con Barsi, triangolo magistrale d'antologia del calcio con Mauri. Barsi in scivolata mette la palla in rete tra il visibilio del numeroso pubblico chioggiotto accorso allo stadio. Nel secondo tempo, per i primi 25 minuti, l'Union amministra il risultato e nel finale difende a denti stretti la vittoria con una difesa super che è stata l'arma vincente di questo campionato. Solamente al secondo minuto di recupero una grande parata di Foll che dimostra che la sua fiducia riconfermata a salvare il risultato. 3 punti preziosi che portano a più 14 vantaggio sulle Dolomiti Belluno, che però ha da recuperare 2 partite. La prima si gioca domani in una partita molto difficile casalinga con il Treviso. In sala stampa il direttore Cavagnis sottolinea la grande determinazione della squadra, che ha fornito una prestazione magistrale in tutti i suoi elementi, sia i titolari che quelli che sono subentrati, ed esorta i tifosi domenica a riempire i ballarì. Una partita che potrebbe essere anche decisiva, risultato permettendo di domani del Belluno. Dal gruppo Tifosi Union CS Facebook è tutto, alla prossima. E siamo nello studio della Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul Superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Super bonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su super bonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, sottomarina di Chioggia, Venezia. Nel mese di marzo la polizia locale ha condotto 6 operazioni di sgombero nell'ambito del progetto Oculus. Il primo intervento è stato eseguito presso una villa abbandonata di San Fermo 12 a Mestre. In collaborazione con il proprietario è stata rimossa l'erba incolta e reso sicuro il luogo dove erano stati divelti 2 accessi. Il secondo intervento ha interessato via Leopardi 19 a Mestre, dove la proprietà ha provveduto alla rimozione di un accampamento presente nel giardino dell'edificio. Presto avrà inizio la gara d'appalto per la riqualificazione volta alla creazione di uffici della RTS di Venezia.
Il terzo intervento ha riguardato l'ex officina La Gazzera, via Assigiano 49, dove in collaborazione con il proprietario è stata ripristinata l'intera recinzione dell'area precedentemente danneggiata. Il quarto intervento si è svolto a Mestre in via Giustizia, presso l'ex falegnameria Rosso, dove la proprietà ha chiuso gli accessi danneggiati e murato una finestra battuta. Il quinto intervento ha coinvolto l'ex colonia Padova, al Lido di Venezia, dove insieme al proprietario è stata ripristinata la recinzione danneggiata. L'ultimo intervento è avvenuto in via Galvani 2, presso l'ex CRAL Montediso, dove sono stati ripristinati gli accessi danneggiati. L'assessore alla sicurezza Elisabetta Pesce ha commentato: anche questi casi, come molte altre situazioni precedenti, la risposta tempestiva della polizia locale ha impedito che i siti controllati diventassero luoghi di ritrovo per soggetti problematici per la sicurezza urbana. Da oltre 50 anni Zambonin cerca le soluzioni migliori per il tuo arredo bagno e per i rivestimenti per la tua casa. Qualità e design per prodotti sempre all'avanguardia per darti il meglio. Competenza e cordialità ti accompagneranno nella scelta. Zambonin, un nome, una garanzia. Via Padre Emilio Venturini, Chioggia, Venezia. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, sabato 30 marzo, è la farmacia alla Navicella in Viale Mediterraneo Sottomarina. Vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiazzurra.it e i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News. Ciao a tutti! Alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni a Chioggia trovi zaini e trolley scontati fino al 50%. Sulle migliori marche Seven, Invicta, Tinta Unita, Comics, su tutte le collezioni disponibili, dal 20 al 50% di sconto. Ma le ottime offerte valgono anche sugli astucci completi o su quelli vuoti, buste e tombolini. Offerte valide fino a fine gennaio su una vasta scelta di ottima qualità. Cartoleria Pegaso, Borgo San Giovanni, Chioggia.